Se dobbiamo comparare con la Juve e con l'Inter, che ha cambiato l'allenatore, qui c'è, diciamo che non c'è stato il cambio, siamo stati una delle poche società che non ha cambiato, il Napoli è stato una delle poche società che non ha cambiato, quindi ci saranno sicuramente meno novità. È un Napoli che è già conosciuto da questo punto di vista. Che Napoli sarà? Sarà un Napoli in linea con quello che è stato l'anno scorso, certamente vogliamo fare meglio. Non è stato. A mio parere non è stato fatto tutto quello che era nelle nostre possibilità, nel senso che insomma, ci è rimasto un po' di rammarico nella seconda parte della stagione e per quello abbiamo avuto delle sensazioni positive, soprattutto nel finale, ottime, soprattutto nella partita con l'Inter e vogliamo ripartire da lì. Certamente sono convinto che sarà un Napoli migliore. La qualità del gioco è alla base della idea che abbiamo e quindi diciamo, l'idea è quella di giocare un calcio di qualità, anche perché questa squadra è abituata anche negli anni passati, ha giocato sempre un calcio di qualità e su quella linea vogliamo continuare. Allora, se vogliamo parlare di James, James è un giocatore che conosco molto bene, che mette tanta qualità. Purtroppo al momento non è ancora un giocatore del Napoli, magari non lo sarà mai un giorno, o magari lo sarà, quindi parleremo di James il giorno che sarà del Napoli e parleremo di altri giocatori i giorni che saranno del Napoli. Se oggi un allenatore di un'altra squadra parla di un giocatore del Napoli, non sarei contento e quindi non voglio che qualche mio collega sia scontento. Stiamo valutando tante opportunità perché la volontà della società è quella di migliorarla, la qualità della rosa in linea con lo staff tecnico. E quindi ci sono tante opportunità sul mercato che stiamo valutando e poi dopo ci sono, come sempre, nel mercato ci sono le possibilità, c'è più possibilità di prendere un giocatore, meno possibilità. L'unica cosa certa è che io non ho dato l'ok per la cessione di nessun giocatore e la società. Siccome che ho sentito che io avrei dato l'ok, no, la volontà della società è di tenere tutti i giocatori migliori, dopodiché ci sarà la volontà di alcuni di questi giocatori magari di avere voglia di cambiare aria e saranno, diciamo, delle occasioni e dei momenti per valutare questo. Credo che non solo da parte mia, ma da parte di tutto il Napoli va, diciamo, fatto un ringraziamento al Biol che ha fatto, diciamo, un periodo molto importante qui al Napoli, è stato di grande utilità, è stato un grande professionista, da quel punto di vista lì si perde qualcosa. Arriva, credo, uno dei giocatori migliori che c'erano sul mercato in quella posizione lì. Manolas è un grande difensore centrale, credo che sarà una coppia formidabile e credo che anche che ci permetterà di giocare un calcio più aggressivo e più offensivo, perché abbiamo la possibilità di tenere, come hai detto tu, una linea più avanzata. Noi dobbiamo ad ambire a giocare per cercare di vincere, di raggiungere gli obiettivi. Siamo stati competitivi l'anno scorso e credo che alla fine dobbiamo alzare l'asticella e l'asticella è quella di riuscire a vincere qualcosa. No, mi ha dato delle belle sensazioni, come ho detto, abbiamo giocato tante ottime partite l'anno scorso, alcune altre un po' meno, l'obiettivo della continuità, ma insomma l'idea è quel calcio lì, giocare un calcio offensivo, aggressivo, cercando di prenderci anche qualche rischio in più dietro, considerando che, come ho detto, la coppia centrale dal punto di vista della velocità è molto affidabile. Come ho detto, Icardi è un ottimo giocatore, è molto apprezzato da tutti, non solo da noi, non solo da me. Credo che tutti i nomi che sono stati fatti a riferimento al Napoli, credo che già per il Napoli è già qualcosa di positivo che giocatori così importanti vengano accostati a noi. Ce ne avete fatti tanti, insomma, avete fatto Lozano, avete fatto Icardi, Rodrigo, non avete fatto Ronaldo perché Ronaldo non è sul mercato come è stato messo Icardi, ma comunque sia. C'è l'apprezzamento per il giocatore e niente di più. Renzo è il nostro capitano, è il capitano del Napoli e da lui mi aspetto un comportamento e un atteggiamento da capitano. Punto.